In Rossellini, al contrario, la realtà è osservata dal punto di vista corale e polifonico della collettività. Il regista, cioè, non sceglie di narrare la storia dal punto di vista privilegiato di un unico protagonista, non si sovrappone alla storia narrata, ma sceglie di narrare più storie, come nel caso del film Roma Città Aperta, assumendo di volta in volta il punto di vista dei diversi personaggi. Via, via, su, andiamo presto da questa parte. Francesco, La dove andiamo? resistenza di Rossellini è insomma una resistenza senza protagonisti, è la resistenza della gente comune che si svolge sui tetti, nelle strade, nelle chiese. È la lotta di una collettività, di un'intera società in cui la storia di ciascuno, la storia di Pina e di Francesco, di Manfredi e la fidanzata, dei bambini, di Don Pietro, dell'ufficiale disertore, si confonde con la storia dell'intera città. Allo stesso modo, in Paesà, film a episodi che ripercorre l'avanzata delle truppe alleate dal sud al nord dell'Italia per liberare il paese dai nazifascisti, non vi sono eroi protagonisti. Anche là dove la macchina da presa sembra seguire un solo personaggio, un singolo personaggio, come nel terzo episodio, quello di Firenze, centrato su una donna alla ricerca del suo uomo, capo partigiano, la macchina da presa non diventa mai psicologicamente soggettiva, ma è sempre rivolta alla situazione circostante, dove altri drammi di altri uomini e altre storie si incrociano con quella della donna, e dove alla fine lo sfondo acquista la stessa importanza del primo piano.